tutte le posizioni liquidate su Litecoin. È questo quello che ha fatto Charlie Lee, o meno che ha annunciato di aver fatto Charlie Lee, l'inventore, il creatore di Litecoin. E questa è una notizia piuttosto particolare, non sappiamo se è vero, ovviamente dobbiamo necessariamente fidarci di quello che ha detto, nessuno ha potuto verificare che effettivamente quelle posizioni siano state liquidate. Quello che sappiamo è che Charlie Lee ne aveva veramente molti di Litecoin, essendo il creatore, il fondatore, ci ha sempre creduto e dice di continuare a credere ovviamente nella coin. Anzi, quello che ha detto è che vuole dedicarsi, ha dato questa spiegazione, ragazzi, che lo ha fatto soprattutto per dedicarsi tutto il suo focus e tutto il suo tempo, dedicarsi a questa coin, a questa criptovaluta, Litecoin ovviamente, parliamo di questa. E il secondo motivo è perché non voleva avere nessun, o essere giudicato per avere un conflitto di interessi con il valore della coin, che quindi poteva manipolarla a suo favore, perché ovviamente ne possedeva molto. Queste sono state le due motivazioni. Vi dico la verità, a me sembra veramente veramente strano, probabilmente la verità non la conosceremo mai. Vi dico proprio perché mi sembra strano, vi porto un parallelo con lo stock market, che è l'esempio più semplice che mi viene da pensare. È come se il CEO di Google, o i fondatori di Google, anzi ancora di più Larry Williams, decida di vendere e liquidare tutte le sue posizioni in Google, nella compagnia che ha creato, che ha fondato e per la quale lavora ancora. E a me suonerebbe molto strano, come investitore di Google, sapere che il capo, il fondatore, ha venduto le sue posizioni perché dice che può esserci un conflitto di interessi. Certo che deve esserci un conflitto di interessi, e l'interesse non è necessariamente solo economico. C'è un conflitto di interessi perché il fondatore, il creatore di qualcosa, ha tutta quanta la volontà, la voglia e l'entusiasmo e il focus affinché quel progetto, o in questo caso questa criptovaluta, possa andare avere estremo successo e possa continuare a vivere e a prosperare. Quindi non lo so, mi suona un po' strana, sarei molto curioso di sentire anche qual è la vostra. Nel frattempo Litecoin che cosa ha fatto dopo questa notizia? Ha perso un 10%. Vi dico la verità, credevo potesse perdere di più di fronte all'annuncio di questa notizia, quindi adesso è ancora sui $330, quindi ha retto piuttosto bene il colpo, e questo è veramente positivo, vuol dire che è una coin che ha muscoli, che ha gambe, che regge anche a notizie e fondamentali importanti come questa, quella di Charlie Lee appunto, che ha deciso di chiudere e vendere tutti quanti i suoi Litecoin. Vediamo che cosa succederà nelle prossime ore. Si sta aprendo adesso il mercato americano, poi ci sarà il mercato asiatico, quindi vedremo che cosa succederà. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, qual è la vostra visione, se vi fidate, se credete veramente abbia chiuso tutte le sue posizioni Charlie Lee, e che cosa succederà. Grazie mille per l'attenzione, se questo video vi è piaciuto mettete un like, ci vediamo prestissimo ragazzi, buon trading a tutti, ciao!